Il film con cui Jerzy Skolimowski si presenta in concorso a Venezia non lascia di certo indifferenti pubblico e critica. Essential Killings presenta la figura di un combattente islamico che viene catturato e arrestato tra le gole del deserto nel quale si combatte la guerra santa contro l'Occidente. Il personaggio è interpretato da Vincent Gallo, che è il viso perfetto per questo ruolo. Tradotto verso un campo di concentramento in una località imprecisata del centro Europa, il convoglio sul quale viene trasportato si ribalta per un incidente e gli permette la fuga nel cuore di una foresta innevata. Braccato, affamato, confuso, fugge per giorni attraverso una regione sconosciuta, incontrando animali mai visti e vivendo di poveri espedienti e di paura, cercando spesso rifugio nei ricordi, la terra nativa, la casa, la moglie, ma soprattutto la moschea e l'ossessione per le parole dell'imam che l'hanno spinto alla guerra. Solo la carità conclusiva di una donna che vive in una casa isolata gli mostrerà che l'Occidente è capace di compassione. Certamente gli intenti del film sono alti, il desiderio è quello di presentare una questione internazionale attraverso un racconto che ha del paradossale, ma resta comunque nell'ambito del realismo. Non supera però la soglia di una certa autorialità senza riuscire a fondo a trasmettere un messaggio che invece negli intenti del regista è evidente.